Buonasera Mauro, stavolta registriamo di sera, sono le nove di sera di venerdì a causa di impegni e quindi eh, siamo in serata, non in notturna, ma insomma in prima serata. Questo è il secondo, eh, il secondo video eh, che riguarda eh, Stalin e l'universo di Stalin e del comunismo. Abbiamo chiuso il precedente arrivando a questa conclusione che è nelle cose, non è che ce la siamo inventata che in realtà i marxisti leninisti divinizzano la materia, che per loro, eh, come tu hai detto, è increabile, indistruttibile, infinita, autosufficiente, eterna, eccetera. Quindi è una filosofia che divinizzando la materia in realtà eh, si trasforma in fede, in una religione. Quindi il marxismo leninismo, partito dicendo che è contro la religione, ma in realtà ne ha fondato un'altra sostanzialmente, no. Il marxismo leninismo è diventato una religione. Ecco, allora, questo era il sunto dell'ultima parte che mi pare, mi pare veramente meritevole. Eh, noi continuiamo a fare, a fare i video indipendentemente dalle visualizzazioni, questo ci teniamo a dirlo, eh, non aspiriamo a 10.000, 20.000, 30.000 visualizzazioni, a noi bastano, ehm, bastano quelle che sono, insomma, anche perché sono video di una certa qualità, almeno io ritengo tale. E quindi già sono selettivi di per sé, come, come in tutte le cose di una, certa, di una certa qualità. Ti invito a non abbassare il livello eh, perché a noi non interessano le visualizzazioni, a noi interessano. Interessa chi è veramente motivato a capire, chi è motivato a capire ci metterà, non guarda se dura un'ora, un'ora e un quarto. Eh, non guarda, si richiede un certo impegno perché è così naturalmente quando si affrontano certi argomenti un po' di impegno intellettuale ci vuole un po di, di, anche come dire di, di voglia di capire quindi non abbassiamo né il livello e non guardiamo le visualizzazioni andiamo avanti perché certo. quando si diffondono queste cose lo, lo scopo è molto più alto del numero di visualizzazioni fatta questa premessa che ritengo anche importante se vuoi anche doverosa passiamo alla domanda successiva quindi proseguiamo ehm, il primo video in sostanza quindi uno dei passaggi Mauro e questa è la domanda fondamentale della vicenda che stiamo vedendo è il fatto che i sovietici, i sovietici guardassero con disprezzo con un certo disprezzo la presunta neutralità eh, della scienza occidentale diciamo così ecco tu parli nel libro di un obbligo morale e politico che gli scienziati sovietici avevano di aderire al Diamat o come si chiama e mm -hmm. usi spesso il termine, scusa se non lo pronuncio bene, Partinost nost Che cos'è questa roba, Mauro? Ci vuoi spiegare? Ci vuoi spiegare quanto ti ho appena chiesto, certo. Elia. Allora, innanzitutto vorrei cogliere la, la suggestione che tu hai dato all'inizio e poi parto con, con la, la, la possibile risposta al quesito. Anch'io sono d'accordo, difatti nei video che faccio per la Scuola di, di Filosofia di Fornace non sono video di grandi visualizzazioni, però lavoro molto sulla qualità. Ti dico, mi interessano di più 20 visualizzazioni di persone interessate che non avere le 10.500 visualizzazioni Sai, facendo anche dei video che tutto sommato non hanno contenuto, ma magari sono divertenti, allegri, per carità, ci sta anche l'ironia, eh, nella vita, ci sta anche il sarcasmo, però cerchiamo di fare cultura, è, velo, è vero, è vero, anche a, a costo di non avere un numero elevato, così, per così dire, di, di ammiratore, ma sostanzialmente non ce ne frega, non ce ne frega granché. Allora vengo immediatamente alla, alla domanda. Secondo gli scienziati sovietici, schierarsi anche nella scienza è fondamentale non solo e bisogna schierarsi in maniera esplicita, chiara, senza giri di parole, senza sotterfugi, senza stratagemmi nascosti. Nel senso che l'ideologia marxista-leninista nella scienza sovietica deve entrare, ma questo è detto apertamente, ma è detto apertamente anche pa dai padri del marxismo-leninismo, a cominciare non solo da Marx, ma anche da Engels, anche da Lenin e poi via via da tanti politici. La lotta di classe deve permeare le scienze. Allora, noi cerchiamo un po' di spiegare questo concetto. Allora, negli anni 60, 70, ma anche 80, uno studente normale conosceva tutti questi termini, lotta di classe, struttura, sovrastruttura, eccetera. Cerchiamo allora di fare un piccolo ripasso. Secondo il marxismo-leninismo, la condizione dell'uomo, parliamo di condizione materiale, usiamo questo termine un po' estraneo alla terminologia marxista, la condizione esistenziale dell'uomo si può comprendere soltanto a partire dall'analisi dei rapporti di produzione esistenti in un certo momento in una certa società. E noi sappiamo che per il marxismo, sostanzialmente, la situazione è quella di una classe proletaria, proletaria sfruttata dalla borghesia, quindi dai proprietari dei mezzi di produzione, eccetera, eccetera. E questa è quella che viene chiamata la struttura. La struttura. Ora, questi rapporti che determinano la struttura, cioè il tipo di relazione economica che esiste fra gli uomini, che alla fine secondo il marxismo è ciò che determina tutto, a sua volta genera la sovrastruttura. E la sovrastruttura cos'è? È, è l'insieme dei principi morali, giuridici, politici, metafisici, tra virgolette di riferimento, visto che alla fine il marxismo è anche una religione di riferimento per cui il marxista dice apertamente che la coscienza sociale è determinata dalle condizioni materiali, precisamente dai rapporti di produzione appunto dalla struttura che esiste in una data società e che in questo momento è nelle mani di una classe dominante. Allora io dico la verità, adesso vorrei dare due citazioni e in un certo senso possiamo anche dire che su questo i marxisti non avevano mica tutti i torti. Non avevano mica tutti i torti. Scrivono Marx ed Engels nell'ideologia tedesca. Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti. Cioè la classe che ha la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi di produzione materiale dispone con ciò in pari tempo dei mezzi della produzione intellettuale. Allora, caro Ilia, se noi oggi andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le grandi, fra virgolette, teorie sostenute, diciamo, a livello internazionale, pensa al riscaldamento globale, pensa all'ecologismo sull'ecologismo si potrebbero dire tante cose, è una religione anche quella al giorno d'oggi, è certo, sostenuta, certo. guarda caso, da uomini che non è che siano proprio poveri poveri, ma di, da uomini che hanno una grande disponibilità finanziaria e che possono permettersi conferenze, possono permettersi persino di penetrare fino in Vaticano, come è successo qualche anno fa. Sto leggendo appunto un libro interessantissimo su questo, poi magari ne parleremo più avanti anche in privato, eh, su una delle ultime, tra virgolette, tra virgolette encicliche riguardanti l'ambiente di qualche anno fa, l'influenza avuta da personaggi che hanno una certa disponibilità finanziaria. Okay? Adesso non entro in dettaglio, è una cosa che sto studiando tuttora, però, in sostanza, per dire che, in un certo senso, non è completamente sbagliato il dire che chi ha in mano l'economia. E noi, su questo, avendo studiato la teoria monetaria, avendo fatto gli studi sauriti, potremmo dire tante cose. Può anche determinare la cultura del tempo. E noi viviamo oggi in un'epoca di deformazione culturale, di grande deformazione culturale. Ma facciamo anche un'altra citazione, già che siamo in vena, tanto per capire i concetti dei quali stiamo parlando. Ancora. Per la critica dell'economia politica, Marx, 1859. Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. Quindi questa è una professione di materialismo applicato alla società e anche di materialismo, di materialismo storico. Allora, dobbiamo dire la verità che una persona che ha una certa fede ed è cristiana sa anche andare oltre la propria posizione e la situazione contingente materiale, ma in un certo senso purtroppo è vero che eh, chi domina la finanza può anche dominare la cultura, ma torniamo a noi. La scienza quindi è di fatto permeata dalla lotta di classe. Si guarda con disprezzo, questo lo fanno tantissimo gli scienziati sovietici alla tesi della presunta neutralità della scienza. La presunta neutralità della scienza viene ritenuta ipocrita, significa semplicemente nascondere determinati interessi. Quindi, noi abbiamo in Unione Sovietica continue conferenze, opere pubblicate a centinaia e centinaia e centinaia, in cui scienziati, artisti, letterati, poeti, registi devono lasciarsi guidare. Dal principio della parte il termine che prima hai accennato, che a russo significa lo traduciamo con partiticità, cioè la cultura e la scienza devono essere di parte. In che senso? Di una parte della popolazione degli uomini? Beh, in un certo senso, sì, di quella sfruttata, da parte, tra, almeno in linea di principio eh, nelle, nelle dichiarazioni. Deve essere di parte, nel senso che deve essere ideologicamente schierata. Neanche la poesia e la letteratura possono essere libere e neutrali, devono prendere posizioni sui problemi sociali e su tutte le altre cose. Stessa cosa per l'astronomia, che come diremo magari fra breve, deve farsi carico della lotta contro la religione. Allora qui, anche per far capire che stiamo dicendo cose che fungono da dogmi, da dogmi nel marxismo... Scusa, per, per parte non si intende anche il partito, insomma, il partito sì, comunista. Sì, è... Eh, ma sai, il partito è appunto la rappresentazione di una parte di interessi, di principi di riferimento, eccetera. Tra l'altro eh, è chiarissimo: anche se uno va a leggere il manifesto del Partito Comunista, i comunisti dicono apertamente quello che vogliono fare, non è che usino mezzi di parole, me giri di parole. I comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni, è scritto nel manifesto. Essi dichiarano apertamente che i loro obiettivi possono essere raggiunti solo con l'abbattimento violento di ogni ordinamento sociale sinora esistito. Quindi non dobbiamo nascondersi, dicono dobbiamo essere chiari anche nella scienza. Io ricordo di aver letto delle tesi molto simili, per esempio, sono anche studi fatti da me eh, che non hanno a vedere col volume che stiamo trattando, ma con un altro sì. All'interno del periodo fascista in Italia, dove abbiamo autori che dicono la stessa cosa, cioè quello della scienza, della scienza neutra è soltanto un mito. Alla fine la scienza ha un'ideologia dei principi di riferimento extrascientifici che la guidano o dei principi filosofici. Ne abbiamo parlato tante, tante volte, quindi credo sia inutile a questo punto ripetersi, cose che valgono anche per l'attualità. Sì, anche se tra fascismo e comunismo ci sono molte differenze, ma lasciamo stare su questo, sono d'accordo con te, ma comunque poi ci sono un sacco di differenze. Ma a parte questo, Mauro, mh, vorrei andare un po' più nel dettaglio. Cioè, in maniera ancora più, più, più specifica, qual è il ruolo poi di questa partiticità, che ricordiamo si chiama partinost, ehm, questa partiticità nelle scienze sottostali? Cioè, qual è certo. il ruolo poi sì. concreto, specifico, di questa partiticità? Allora, dobbiamo dire che l'ideologia entra in maniera sempre più prepotente all'interno della coscienza degli scienziati, all'interno del lavoro stesso degli scienziati, anche del loro modo di vivere. A partire dai primi anni venti in poi c'è la rivoluzione bolscevica sulla quale dovremo dire tante cose anche a proposito dei finanziamenti, eccetera, apriremo tutto un capitolo. Eh, okay particolare eh c'è no, ci sarebbe tanto cose, 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 cose note voglio dire non, certo. non, so, non è che le riveliamo noi le ribadiamo e esatto, eh, le confermiamo esatto. ok prego esatto allora e dopo insomma la rivoluzione dopo la guerra civile tra i bianchi e i rossi sostanzialmente eh, Lienin inaugura quella che è la NEP la nuova politica economica in cui apparentemente lascia un po' più di libertà rispetto a alle requisizioni del comunismo di guerra questi contadini che possono in parte commerciare parte del loro grano e sostanzialmente diventare dei piccoli imprenditori. Allora, è vero che fin dai primi anni 20 ci sono degli episodi di persecuzione gravissima. Nei primi anni 20 vengono aperti i Gulag, cioè i campi di riabilitazione, di rieducazione, di rieducazione venivano chiamati così. È vero anche che ci sono le prime navi dei filosofi. Allora, questa è una vicenda che spiego un attimo. Molto spesso nei primi anni venti, tra l'altro molto meglio così è eh, che finire in un gulag sia chiaro, gli uomini di cultura non graditi al regime, prima quello provvisorio, poi quello definitivo, vengono imbarcati su delle navi, denominate nave dei filosofi, e spediti via a Occidente, fuori dall'Unione Sovietica. Ripeto, molto meglio così che finire nei gulag, certamente. Comunque, possiamo dire che sono sempre dei metodi violenti c'è il comunismo di guerra, ci sono le fucilazioni, insomma, siamo già a livelli di, di, grande, di grande, violenza, anche perché Lenin, che viene fatto passare per un mito, cioè è sotto di lui che viene coniata l'espressione nemico del popolo. Nemico del popolo vuol dire praticamente una condanna a morte. È lui stesso che dice che non bisogna avere pietà di coloro che si approfittano del, delle piccole libertà concesse in questo momento, negli anni della nuova politica economica. Guarda, ti leggo ad esempio, una citazione viene da Lenin stesso. Lui dice, in uno dei suoi scritti, Punire spietatamente fino alla morte coloro che abusano della nuova politica economica. È il dovere del commissariato del popolo alla giustizia. L'importanza educativa dei tribunali è immensa, ma da noi si ha l'aria di non curarsene. Chi ha visto dei risultati concreti? Nessuno. Quindi questo si arrabbia pure perché non viene fatta abbastanza giustizia. Certo però è vero che in questi primi anni venti, in un certo senso gli scienziati, io prendo a riferimento gli astronomi, ma anche i fisici, un certo margine di manovra ancora lo hanno, nel senso che l'adesione al materialismo dialettico è un obbligo morale, un obbligo in coscienza, ma non è ancora così costrittivo sotto pena di pesanti sanzioni, tanto che gli astronomi sovietici possono tranquillamente... Viaggiare all'estero, si recano in Europa, in Germania, negli Stati Uniti, in Inghilterra, così come numerosi scienziati occidentali giungono in Unione Sovietica per fare dei soggiorni di ricerca. In particolare diventa un centro di att attrazione internazionale l'osservatorio di Pulkovo, che esiste tuttora eh? esiste tuttora, Era... è nel, nei dintorni di San Pietroburgo all'epoca Leningrado, esisteva tra l'altro da, da, da vari secoli. Diventa proprio un centro di attrazione internazionale, nel senso che molti scienziati convergono verso questo, questo obiettivo, questo campo di studio. Allora, diciamo che anni dopo questi viaggi di studio sarebbero costati l'accusa di tradimento e di sabotaggio. Dice, ma come? Sono andato all'estero a studiare? No, è andato all'estero per portare messaggi su quello che accade in Unione Sovietica e rivelarli ai nemici, agli agenti borghesi. Quindi avremo lo vedremo nella prossima nella prossima puntata avremo episodi di, di scienziati condannati a morte per questo. È soprattutto con l'ascesa personale di Stalin che le cose cominciano a cambiare in maniera ancora più forte di prima. Allora Stalin inizia come un signor nessuno, nel senso che noi, per esempio, la, rivoluz la, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'inverno non è neanche presente, cioè non si sa neanche dove fosse all'epoca. Inizia nel 1917. Come commissario del popolo per le minoranze nazionali, quindi un ruolo sostanzialmente minoritario nel governo provvisorio. Nel 1922 viene nominato segretario del Partito Comunista. Allora, qui la grande tattica che Stalin adotta è questa, perché, come aveva detto varie volte, lui era tutt'altro che uno stupido, uno sproveduto, era un uomo di grande intelligenza. Era un diavolo, ma era un genio, un genio del male, un genio del male, però pur sempre del male. Lui trasforma sostanzialmente una carica burocratica, il segretario del Partito Comunista non lo voleva fare nessuno, era burocrazia, carte, organizza questo, chiama questo. Lui lo trasforma in un centro di potere, comincia arbitrariamente a far fare carriera a persone gradite e a mettere in seconda per posizione le persone sgradite. Quindi. Nel corso di pochi anni tantissime persone gli dovranno tutto, gli dovranno la carriera. La sua strategia è quella del socialismo in un solo paese. Allora, lui dice, il partito verso il quale aveva una devozione, questa nozione di, di partito, una devozione orwelliana, deve avere il controllo assoluto di tutto, della cultura, delle scienze e del popolo. La sua strategia vincente è quella del socialismo in un solo paese, dicevamo che trionfa durante il quindicesimo congresso del Partito Comunista. Siamo nel 1927. Allora lui dice, smettiamola di pensare di esportare la rivoluzione in tutto il mondo, tanto non lo possiamo fare, non lo possiamo fare, verremo immediatamente schiacciati, sconfitti. Ricordo fra l'altro, Elia, questo è un episodio della storia contemporanea che non è che tutti conoscano e penso che sia importante che conosciamo. Nel 1920 l'Armata Rossa guidata dal maresciallo Tukhachevsky, che poi Stalin avrebbe fatto uccidere nelle grandi purghe, arriva alle porte di Varsavia. Quindi i russi stanno arrivando nel cuore dell'Europa, alle porte di Varsavia. Lì ci fu una grandissima resistenza organizzata dall'esercito polacco, che secondo i commentatori occidentali stava per crollare, cioè era in inferiorità numerica schiacciante, tipo sostanza come la, la, la battaglia di Lepanto, eh. Quindi sì. inferiorità numerica. Ad un certo punto questo esercito polacco riesce a sbaragliare l'Armata Rossa e a ricacciarla nei propri confini. Quindi battaglia vinta miracolosamente dai polacchi che per più di vent'anni bloccano l'avanzata in sostanza dei comunisti verso il cuore dell'Europa. Chiudo la parentesi. Ecco, Stalin dice noi non dobbiamo più fare questo. Noi dobbiamo concentrarci sulla difesa della rivoluzione nell'unico paese in cui per ora la rivoluzione ha, luogo, ha avuto luogo. E lui dice, e cosa ha a che fare questo con la scienza? Arrivo subito. L'unico paese in cui la rivoluzione ha avuto luogo è anche l'unico paese che in questo momento può dichiararsi vero portavoce dei valori del marxismo-leninismo nelle scienze. Ora, questa tesi è in grado di affascinare non solo la maggioranza dei membri del partito, ma anche gli scienziati e anche la popolazione. Quindi Stalin è in grado di raccogliere attorno a sé praticamente la nazione. Le altre strategie, a cominciare da quella di Trotsky, perdono. Trotsky due anni dopo verrà esiliato dall'Unione Sovietica e finirà con una picconata in testa a città del Messico, lì nel 1941 c'è tutta una storia da raccontare, solo che ovviamente Elia... A questo punto Stalin deve anche consolidare il potere e non era un uomo che si faceva tanti scrupoli, nel senso che inizia a usare la forza. Preso il potere, Stalin chiude immediatamente la nuova politica economica di Lenin, quindi basta permissioni ai, ai nuovi imprenditori, ai contadini che cominciavano, basta. Inizia il primo piano quinquennale, quindi le fattorie collettive. L'industrializzazione accelerata, la collettivizzazione forzata, che già porta a centinaia di migliaia di morti, omicidi di massa, fucilazioni sul posto, genocidi e processi pubblici farsa contro i presunti sabotatori, che alla fine erano tutti tecnici della vecchia guardia dei tempi dello Zar che non erano più graditi al, al regime, bisognava trovare un modo per farli fuori. Abbiamo la messa alla fame dell'Ucraina, l'Olodomor, cioè. Praticamente muoiono 4 milioni di persone nel giro di pochi anni e ci sono episodi di cannibalismo, nel senso che è una disperazione. Abbiamo anche la deculacizzazione. Allora è la campagna di liquidazione dei culacchi. Chi erano i culacchi? I culacchi erano considerati i contadini benestanti, cioè coloro che ai tempi di Lenin si erano arricchiti un po' troppo. Per essere dichiarato culacco bastava avere una mucca. Era più che sufficiente, quindi immaginiamoci che ricchezza avessero. Qual è la uh, caratteristica di Stani? Eh, la caratteristica è che lui riesce da genio del male, come detto prima, a uscirne sempre come eroi, come salvatore, da tutte queste cose, comprese le carestie, comprese le fucilazioni, dire, ma com'è possibile il gulag che sotto di lui comincia a raggruppare milioni di persone. È possibile perché, da grande stratega, lui è sempre in grado di dare la colpa a qualcun altro e lo farà anche ai tempi delle grandi purghe e trova sempre i capri espiatori disposti a morire allegramente, no, allegramente forse no, serenamente per lui. Nel caso della deculachizzazione, lui. Nel 1930 la deculacchizzazione inizia nel 29, interviene sulla Pravda, che era il giornale del Partito Comunista, sì. che vuol dire letteralmente verità. Sì. La verità, la verità, no? E, in, in, e pubblica un articolo intitolato Vertigini di successo, in cui dice noi non abbiamo mai comandato le fucilazioni, queste discriminazioni. Sono stati degli agenti locali che di loro iniziativa hanno agito in questa maniera, sono andati troppo oltre la consegna del partito, quindi dà la colpa ad agenti locali che vengono tutti arrestati, puniti pesantemente e il popolo dice: Ah, grazie compagno Stalin che ci hai salvato. In sostanza, per quanto riguarda la carestia in Ucraina e i 4 milioni di morti, Stalin dice: Ma signori, la colpa non è nostra, è del Partito Comunista Ucraino che non ha ammassato sufficienti eh, provviste in previsioni di eventuali anni di carestia, di scarsità di raccolti. E queste tattiche funzionano sempre. Quindi Stalin ne esce sempre come salvatore. Inoltre, lui è in grado di convincere la popolazione intera che esista una rete di nemici esterni, che era vero, e interni, probabile che qualcosa ci fosse. Che stanno tramando contro l'Unione Sovietica e questi nemici interni sono i cosiddetti controrivoluzionari, spie, sabotatori, traditori, vengono chiamati in tanti modi che sono stati assoldati dall'esterno per, diciamo, cospirare contro l'Unione Sovietica all'interno. Quindi, praticamente a questo punto noi ci troviamo ad avere a che fare con uno Stalin che sta aumentando a dismisura il suo potere e la sua popolarità. E con questi scienziati che si trovano da fro di fronte a una novità fondamentale, che è quella del materialismo dialettico, che a questo punto, assieme al culto della personalità, diventa quasi legge. Alla fine degli anni venti, Stalin inizia una politica di rivoluzione culturale, tale per cui il partito e lui, in primo luogo, devono avere nelle mani tutta la vita culturale. Sostanzialmente, che cosa succede? Tre grandi cose. La lotta di classe diventa obbligatoria nelle scienze, quindi lo scienziato non ha più solo un obbligo morale, diventa proprio un obbligo giuridico. Cioè non schierarsi dal punto di vista ideologico-politico adesso diventa proprio un difetto, un difetto che può portare anche a gravi conseguenze. L'astronomia e le scienze naturali devono mettersi al servizio della propaganda antireligiosa e questo è detto in maniera chiara e adesso vorrei anche leggere alcune citazioni. Bisogna combattere, lo dicono continuamente tutti i leader sovietici, lo ritroviamo anche in Khrushchev, lo ritroviamo anche nelle parole di Brezhnev e anche di Gorbachev, Bisogna combattere gli ultimi residui della mentalità capitalista. Che per loro eh, è però, scusa, Mauro, qualcosa adesso permettimi di questo piccolo inserimento: qualcosa del genere è accaduto anche da noi, cioè di recente. Se tu non sposi determinate versioni scientifiche e sei fuori dall'albo per esempio sì cioè, sì, te... sì sì Quindi, sì sì man mano che Mauro parla ecco fate dei paralleli fate delle comparazioni con alcune cose che sono accadute da noi soprattutto negli ultimi due anni e mezzo tre anni sì, e sì magari sì. ci trovate molto i nemici del popolo chi erano in un certo periodo in Italia chi erano i nemici quelli che erano da combattere chi non faceva una certa cosa quelli sono i nemici esatto. quindi in esatto. realtà questa, questa, eh, questa penetrazione all'interno della cultura e della scienza beh l'abbiamo la, la, vista anche da noi quando io dico che il comunismo è in mezzo a noi non è che sto esagerando uomini di cultura, di spettacolo a fare tutte determinate dichiarazioni che cos'è quello? se non l'occupazione De della cultura e non solo della cultura ma anche della scienza, tra virgolette. Scusa, Mauro, dell'inserimento. No, no, no. Oh, io queste Ci cose sta... ritengo doverose farle notare, no, non solo le, ritenerle doverose. Ma abbiamo detto già da quando abbiamo fatto quel video promozionale: cioè, perché parlare di comunismo oggi? Perché okay. non è solo una vicenda storica. Questo, leggiamolo così, è come uno schema, un esempio di uno schema che ritorna della esatto. storia. Noi lo stiamo contestualizzando storicamente, ma è uno schema, è uno schema che può tornare e che sarà funzionato anche per altre vicende e per altissime, tantissime altre altre parti del, del mondo, ma è uno schema con qualche, secondo me... con qualche piccola versione diversa, tipo per esempio sì. un partito unico, da noi invece sempre che siano tanti partiti, ma di fatto portano avanti tutti la, la stessa, la stessa ah, ideologia. Beh, quindi, ok, scusami Mauro degli inserimenti, vai. No, ma ci sta, ci sta, ci sta. Anzi, io adesso volevo anche leggerti alcune citazioni tratte dal libro che facciano vedere quali sono queste politiche di presa del possesso pieno della cultura Unione sovietica da parte del partito. Allora abbiamo parlato lotta di classe obbligatoria nella scienza, astronomia compresa, specialmente contro quello che veniva chiamato il pregiudizio religioso. Allora, deve essere combattuta per esempio ogni teoria che parli dell'inizio del mondo. Andiamo a leggere cosa dice, guardate, sono pochi passaggi, ce ne saranno tantissime citazioni nel libro, io ne leggo solo alcune. Calendario del comunista 1930. La propaganda dell'ateismo deve, sulla base delle ultime conquiste della scienza e della tecnica, opporre alla teoria religiosa sull'origine del mondo una teoria scientifica sarà quella del mondo eterno infinito naturalmente quella del materialismo dialettico, materialismo dialettico sì. questo indottrinamento ateo deve essere fatto fin nella mente dei giovani fin nella mente dei giovani citazione dalla It's bestia che era un quotidiano un giornale insomma sovietico che tradotto in italiano vuol dire eh, notizie del 22 settembre 1931 parla ai pionieri, cioè ai giovani comunisti, e dice: riporta il discorso di uno in sostanza dei, dei leader sovietici, ecco i vostri doveri. Il pioniere deve essere la sentinella avanzata dei lottatori contro la religione. Deve conoscere a fondo tutti i mali germinati dalla religione. Sarà vero discepolo di Lenin nella misura in cui lotterà contro la religione. Sii sì coraggioso, non temere le persecuzioni. Glorifica il tuo ateismo dinanzi agli adulti, anche in faccia ai più dotti, che però hanno il cervello ottenebrato dalla religione. Ricordalo, la religione è il tuo nemico: essa ha abbruttito i tuoi genitori e i tuoi fratelli. Via la religione, via le leggende, via l'inferno, via le storie di spauracchi. Ma non sta accadendo anche da noi? Oh, eh, mamma Tutto mia! È la stessa cosa. eh? No, le religioni sono la rovina, la, la religione, sì, la rovina. Sì, eh, sì guarda, sì, è, sì. è attualissimo. Quello sì, che stai leggendo mi... lo ritroviamo anche oggi. Cioè. O, o mettere tutte le religioni sullo stesso piano, alla fine è esatto. eliminare la religione. Cioè, eh, guarda, no. che siamo. Cioè, cioè, se si io parla, metto tutte le religioni sullo di... non si parla più di religione, ma si parla di spiritualità. Eh, esatto, ma se io metto tutte le religioni sullo stesso piano, caro Elia. Anch'io sto eliminando di fatto l'inferno, il purgatorio, i sacramenti... Cosa vuoi? Sto facendo un livellamento. Certo, per certi certo. versi, guarda che sarebbe stato anche il sogno eh, di queste persone, sarebbe stato anche certo. un sogno livellare tutto, che vuol dire sostanza rendere tutto falso. Ancora, a una delegazione di operai americani giunti in visita a Mosca nel settembre del 27, Stalin dice: Operai americani, però classe proletaria, il partito... Mettiamoci poi noi quello che vogliamo, comunità scientifica, se vogliamo usare questo termine pure improprio. Sì, certo. non, può, non può essere neutrale rispetto alla religione e conduce una propaganda antireligiosa contro qualsiasi pregiudizio religioso, poiché è dalla parte della scienza. La propaganda antireligiosa è lo strumento con cui dovrà essere compiuta la completa liquidazione del clero reazionario. E ancora sempre nello stesso anno più o meno, parla un filosofo marxista tedesco che stava tenendo delle lezioni a Mosca e dice ecco il carattere, essenz il carattere essenziale della religione, è un prodotto della fantasia. Al contrario invece del, ma del materialismo dialettico che è un prodotto della scienza. Quindi da una parte abbiamo i fessi che credono a Dio, dall'altra abbiamo gli scienziati e... Eh... Insomma, a buon intenditor, poche parole anche qui. Ancora, eh, quello che lavora... dice, eh, chi non crede in Dio è disposto a credere a qualsiasi altra sciocchezza. È eh certo, perché comunque tu hai un vuoto esistenziale che in qualche modo devi colmare, certo. Altra cosa, il mio cuore ha sette di infinito, no? Eh, basta che uno lega, lega anche Sant'Agostino, eccetera e si fanno proprio degli appelli anche al, alla raccolta degli scienziati nella propaganda antireligiosa. Per esempio l'Astronomiceschi Giornale, il giornale astronomico che era la rivista specialistica astronomica più tecnica e più prestigiosa di tutta l'Unione Sovietica, annuncia quelli che sono gli obiettivi scientifici del secondo piano quinquennale 1933-1937 mm. e scrive, fra le altre scienze, l'astronomia ha davanti a sé un numero piuttosto elevato di problemi molto importanti. Il primo consiste nella prosecuzione della propaganda scientifica per combattere tutti i tipi di pregiudizi, principalmente di natura religiosa, che sono così prevalenti fra la popolazione della Russia zarista. Ecco perché intitolare questa puntata odierna anche con il nome di universo ateo, perché si sta creando proprio un universo scientifico, tra virgolette, di una scienza malata ateo, quindi non solo un universo in generale, ma proprio un universo, nel senso, un contenitore che deve essere completamente ateo. Ma torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che la rivoluzione culturale si basa su lotta di classe obbligatoria nelle scienze, astronomia compresa. Secondo. Affidamento delle istituzioni scientifiche e delle riviste specialistiche a uomini di partito che siano in linea con l'ideologia, purgando gli elementi indesiderati. Quindi chi è indesiderato viene messo da parte, o con le buone, o molto spesso con le cattive. Molto spesso le buone, a quel tempo, voleva dire semplicemente perdere il posto di lavoro, uno diceva: beh, eh, Sì. È gravissimo, ma c'era ben di peggio. C'era ben, ben di peggio, sono persino le riviste scientifiche specialistiche che poi auspicano che lo stesso avvenga anche all'estero e pubblicano appelli alla rivoluzione all'estero. Tra l'altro apro una parentesi: in questo momento noi vediamo nascere degli individui che vengono fuori dal nulla, dei quali nessuno prima sapeva niente. Sono individui molto spesso ignoranti. Che magari hanno impiegato dieci anni per finire l'università rispetto ai cinque anni, anche di astronomia, che hanno pubblicato uno o due articoli specialistici, che vengono messi alla guida di istituzioni o nei comitati, eh, nei comitati editoriali di riviste specialistiche e che dettano legge. In questo momento, prestare fede all'ideologia vuol dire fare carriera. Quindi, abbiamo quelli che io ho definito nel libro gli scienziati ideologi. Che hanno degli scatti di carriera incredibili, ma che, dopo la morte di Stalin finiscono nel nulla o vengono messi da parte dagli stessi loro colleghi, ma in questo momento diventano dei giudici, nel senso che può, possono essere paragonati a delle star prendendo posizione contro, i quali, contro le quali uno praticamente vede terminare la propria carriera. Poi abbiamo anche, terzo strumento, delle conferenze periodiche di aggiornamento. Affinché si capisca quale sia la corretta linea ideologica, allora devi immaginarti questo, Elia Immagina di essere all'epoca, o se vuoi, per certi versi, anche nel mondo di oggi, eh? per Beh, certi versi, allora... eh, ti parlavi di personaggi di secondo sì, livello, Sì, <ride> cioè, sì, ci cioè, sì. ho sì. vista tanta attualità. Ecco, eh, <ride> che ti dica. Le dinamiche sono quelle. Allora, Quello, immaginati, sì. immaginati questi biologi. Questi fisici, questi matematici, questi astronomi che vengono convocati nei vari loro settori periodicamente a delle conferenze di aggiornamento, nelle quali ci sono sempre gli uomini del partito inviati a vedere un po' cosa si dice. E spesso tengono anche delle relazioni all'inizio, durante o alla fine di, questi, di queste conferenze. E loro dicono. Guardate che si sta discutendo di questo, ma il partito dice che la corretta interpretazione è questa. Beh. Sì, ma i dati, i dati non ce ne frega niente. Tu li interpreti secondo la linea del partito. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E quindi abbiamo l'immagine di questi poveracci. Alcuni erano contentissimi eh, della carriera, altri, devo dire la verità, lo posso dire perché li ho studiate queste cose, erano scienziati che in cuor loro avrebbero veramente fare vera voluto fare vera scienza. Ma devono diventare matti a correre dietro alle esigenze del partito per cercare di interpretare i dati in un modo che quel dire non dire sì, sto dando ragione, però lascio le porte aperte. Sostanza, è, per loro è un, era un dramma personalmente. Era un dramma. Quindi nasce l'idea, in sostanza, che ci siano due grandi blocchi scientifici. Da una parte, quello della scienza borghese, clericale, oscurantista, che è quella occidentale, che ritiene che il mondo e la materia non siano eterni, dall'altra la scienza vera, quella corretta, eh, che è quella dialettico-materialista. Pensa che nel 1930 gli astronomi vengono invitati, e ci sono nomi di primordine, a scrivere una lettera al Papa, a Papa più 11. Io qua darò solo una citazione, in realtà è un documento che ho studiato molto nel libro. Sostanzialmente, questi scrivono una lettera al Papa e vogliono che il Papa faccia autocritica, e cioè ammetta tutti gli errori compiuti nel corso del tempo, tutte le violenze commesse dalla Chiesa e che anche il Papa riconosca finalmente che la vera scienza è quella materialista. Come andò a finire semplicemente in Vaticano ricevettero la lettera e la, mettero, la misero da parte e chi si è visto si è visto, ma ci sta anche perché ci sono dentro de degli sproluochi allora, ti leggo un passaggio. Gli operatori scientifici dell'Unione Sovietica si rendono perfettamente conto che il mondo è suddiviso in due campi, quello socialista e quello capitalista, e che agli scienziati spetta il compito di porsi senza esitazioni a fianco dei lavoratori contro il capitalismo, con il quale invece solidarizza la Chiesa. Poi altrove dicono ormai non è più un segreto per nessuno che la vera scienza debba essere materialista. Per farti capire quanto importante fosse la linea ideologica, ti leggo alcune risoluzioni. Parlavamo delle conferenze di aggiornamento, no? Che furono date nel 1938 agli scienziati, ai cosmologi sovietici. Cioè, dal 1938, in Occidente, la teoria dell'universo in espansione del Big Bang è affermata, anche se ancora non aveva questo nome, l'atomo primitivo di Lemaitre, sostanzialmente. E in Unione Sovietica bisogna capire come rapportarsi a questa teoria. Allora, risoluzioni finali della conferenza ideologica sulle questioni, astro sulla della conferenza sulle questioni astronomiche. Ti leggo alcuni punti delle risoluzioni finali elaborate dagli scienziati sovietici e anche in sostanza da, da scienziati ideologi. Prima risoluzione, solo l'astronomia fondata sul materialismo dialettico e scientifica mentre la cosmogonia borghese è in crisi a causa del suo ostinato rifiuto dell'idea dialettico-materialista, l'unica da davvero corretta, dell'infinitezza dell'universo nelle sue dimensioni spaziali e temporali. Secondo, i nemici del popolo si sono infiltrati nell'astronomia sovietica, assumendo posizioni di prestigio nei centri astronomici e in vari organi di stampa, posizioni sfruttate per diffondere un'ideologia controrivoluzionaria. Quinto, nonostante i pericoli ancora esistenti, la repressione dei nemici attuata da Stalin e dal partito ha finalmente creato le condizioni necessarie per un deciso cambio di orientamento del lavoro in vista dell'elaborazione di una cosmologia nuova, sovietica e materialista. Nono, all'occorrenza, all la cosmologia sovietica dovrà valersi dei risultati positivi raggiunti dalla scienza straniera. Interpretandoli, però, in senso materialista. Vabbè. Quindi, <ride> quindi eh, giustamente uno dice va bene, ma eh, il culto della persona. È, no, no, il culto della persona entra prepotentemente perché noi abbiamo questi scienziati che mitizzano Stalin. Praticamente Stalin viene definito il padre del popolo dei bambini della libertà, della pace, grande filosofo. Grande scienziato, pensa che Stalin, in gioventù nel 1899, aveva lavorato, non so se per un anno, alla stazione meteorologica di Tbilisi in Georgia, perché lui era georgiano. Qui basta. viene abbiamo fuori il mito di Stalin, grande scienziato, quindi addirittura astronomo. Lui praticamente cosa doveva fare? Doveva andare alla stazione meteorologica, e leggere, insomma, i dati del meteo. Che Segnarli su un registro, ci sono ancora ne, ne, negli archivi, insomma si vedono proprio... E qui nasce il mito di, di Stalin, grande scienziato. Ti racconto una, un altro aneddoto, poi grande stratega, grande condottiero. Nel 1938 Stalin stesso si incazza. E dice: cioè, no, no, così tanto no, non, non esageriamo. Perché alcuni eh, ammiratori zelanti Pubblicano un libro che viene immediatamente bloccato per ordine di Stalin, intitolato Storie dell'infanzia di Stalin, dove praticamente si descrivono questi episodi del Stalin bambino. Già dall'epoca si vedeva la sua grandezza, eccetera. Praticamente come mangiava, come si muoveva, come il portamento, già si vedeva che sarebbe venuto. Allora, a un certo punto, Stalin dice: No, così no, così no, non vale, è troppo. Quindi. Chiama immediatamente gli editori, blocca la, la stampa del libro e quindi questo libro vedrà la luce soltanto in pochissime copie. Io non sono mai riuscito, ti dico la verità, a mettere le mani su uno di questi volumi. Ne ho lette tante di biografie che santificavano la figura di Stalin, ma questo non, non, non ho mai avuto accesso. Comunque all'epoca era normalissimo trovare negli scritti eh, di scienziati cose di questo tipo. Te ne leggo una. 1938, articolo intitolato sul fronte cosmologico, scrive questo Vladimir Lvov, Lvov, che era uno degli scienziati ideologi. La bandiera di Marx, Engels, Lenin, Stalin è il compito di ogni scienziato onesto, fuori e dentro l'Unione Sovietica. Pavel Parenago, che era un astronomo professionista di primordine, nel 1951 pubblica un'opera intitolata L'universo e la dedica al grande genio dell'umanità, il compagno Stalin. Victor Ambar Shumian, che era armeno, considerato un eroe nazionale, nel 1951 scrive un articolo intitolato L'Associazione delle Stelle. Studia praticamente gli ammassi stellari. Dice: Guidata dal grande genio del compagno Stalin, la nostra scienza progressista riuscirà a risolvere tutti i problemi relativi alla ricerca cosmogonica. Quindi Stol Stalin ci aiuterà in sostanza a. Anche a risolvere i problemi scientifici rimasti, rimasti aperti. Ecco, detto questo, avrei terminato la risposta. Ecco, Mauro, arrivato a questo punto, dopo questa, questa parte estremamente interessante, da, 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 da confrontare con, con tante cose che stanno accadendo negli ultimi anni anche da noi. Allora, ti chiederei comunque a questo punto di, di descrivere un po', di, di, quali sono i tratti distintivi della cosmologia marxista-leninista? Perché abbiamo detto che ormai questa scienza è divisa in due, in due, in due blocchi. blocchi. Il blocco occidentale c'è il blocco invece sovietico. Ecco, quali sono i tratti distintivi della, della cosmologia marxista-leninista? Allora, io lo farò volentieri, però prima vorrei iniziare, lo faccio spesso, con una citazione esemplificativa che trago da 1984 di George Orwell. In questo passaggio, un passaggio che riguarda l'agente torturatore o Brian che sta interrogando violentemente Winston Smith, che è il protagonista, no? convince come il partito Stesso sia in grado di modulare la realtà a suo piacimento. Quindi non importano i dati, i dati possono essere interpretati in un modo o nell'altro a seconda delle esigenze del partito. Passaggio famosissimo: ecco cosa dice la gente: Noi controlliamo la materia perché controlliamo la mente. Devi liberarti di quelle idee ottocentesche sulle leggi naturali. Quelle leggi le facciamo noi. Quando navighiamo sull'oceano o prevediamo un'eclisse. Ci torna spesso utile supporre che la Terra giri, giri intorno al Sole e che le stelle siano a milioni e milioni di chilometri di distanza da noi. Ma che importanza ha? Credi che sia al di là delle nostre capacità a sviluppare un doppio sistema astronomico? Le stelle possono essere vicine o lontane, dipende solo dalle nostre esigenze. Credi forse che i nostri matematici non sarebbero all'altezza di un simile compito? E poi lo rimprovera perché Winston ancora non aveva capito l'importanza del bipensiero, del cosiddetto bipensiero, della doppia verità, chiamiamola come, come vogliamo. Allora, in quest'epoca diventa fondamentale la premessa di aderire ai principi del materialismo dialettico, che alla fine sono questi. Devi ritenere che la materia sia eterna indistruttibile, increabile, in continua evoluzione, autosufficiente, che non ci sia nessun motore esterno, che lo spirito e tutte le forme esistenti, vuoi la vita animale, vegetale, eccetera, non sia altro che derivazioni casuali casuali di dinamiche materiali. Detto questo, sostanzialmente puoi anche discutere, puoi anche elaborare le tue teorie, basta che tu dica che l'universo non ha avuto un inizio. Dov'è il problema? Non deve avere un inizio, non deve avere una fine e che l'infinito sia preservato, se possibile anche nello spazio, un universo spazialmente infinito, ma almeno nel tempo che sia eterno. Secondo gli eni Dogma, il mondo non è altro che materia in movimento, quindi se uno va a leggere Materialismo ed empirio criticismo, che è una delle opere di Lenin, viene definito il mondo come il mondo è materia in movimento. Perché la cosmologia occidentale viene definita borghese, oscurantista, clericale e idealista? Perché contraddice questi capisaldi. A Occidente gli scienziati, la Chiesa e i capitalisti hanno stretto un'alleanza, anche se non lo dicono, un'alleanza in chiave antimaterialista. Cioè si sono messi tutti assieme, la Chiesa. Che ugualmente vuole conservare il suo potere no? l'oppio dei popoli, la religione. I capitalisti che non hanno nessun interesse che arrivi la rivoluzione, e gli scienziati che comunque hanno da guadagnare, vengono pagati, eccetera, eccetera. Falsando la concezione dell'universo e presentando i dati, eccetera, come se veramente l'universo fosse, eh, fosse nato nel tempo e avesse una fine. Quindi, le teorie scientifiche occidentali sull'universo, sono teorie pseudoscientifiche, sono teorie religiose, in questo senso clericali. Di Lemaitre si pensa che egli sia una spia del Vaticano, inviata dal Vaticano nelle scienze. La teoria dell'universo in espansione implica l'idea antiscientifica della creazione dal nulla, dicono, e Lemaitre concepì tale teoria su ordine dei suoi superiori della Chiesa Cattolica, cioè sostanzialmente ci sono anche dei livelli di denigrazione elevati. Da quello che ho potuto studiare, Elia, io ho visto che nel corso dell'intera storia dell'Unione Sovietica, quindi dal 1922 al 1991, sostanzialmente ci sono stati tre possibili modelli, tre possibili, possibili teorie o ipotesi di lavoro sull'universo. Allora, la prima, il cosmo è infinito ed eterno, non si espande in nessuna sua parte. E allora i dati che arrivano dall'Occidente, astrofisici, eccetera, sono semplicemente errati? O non si sanno interpretare secondo la giusta ideologia? Bisogna cercare di interpretarli secondo la giusta ideologia. Seconda possibilità: c'è effettivamente qualcosa che si espande, ma non è l'universo intero, bensì la regione osservabile dell'universo. Allora, qui i sovietici fanno una grandissima distinzione dialettica fra quella che è la regione osservabile dell'universo, che è la metagalassia, che noi possiamo osservare e conoscere nelle sue dinamiche, e l'universo, che è sostanzialmente qualcosa di eterno e infinito che non può essere conosciuto. Corrisponde quindi alla distinzione fra assoluto e relativo e che troviamo anche nell'antico Epicuro. Epicuro diceva, se noi andiamo a leggere la sua. Lettera a Meneceo, se non sbaglio, che cos'è un mondo? Un mondo è una porzione circoscritta di cielo che comprende la terra, gli astri e tutti i fenomeni celesti, nettamente separata dall'infinito e provvista di una parte terminale, eccetera, eccetera. Allora, piccolo commento su questo. Può anche essere questa distinzione interessante dal punto di vista scientifico può anche essere interessante effettivamente alcuni scienziati parlano di una regione dell'universo che noi possiamo osservare al di là della quale potrebbero esserci cose che non possiamo osservare però sai un conto è se io questo lo posso fare per ipotesi scientifica ma anche filosofica un'altra cosa se devo farla per costrizione ideologica e dando e la, la di... certezza inoltre e dando esatto. la certezza di quell'ipotesi Esatto, esatto. La nostra galassia, le, scrive Victor Ambar Schumann, e le galassie nei suoi dintorni si trovano in una parte della metagalassia che si espande, ma questo non è che un episodio nell'infinita evoluzione degli infiniti fenomeni dell'universo infinito. Vabbè, poi c'è una terza possibilità. Morto Stalin si può parlare di Big Bang. Però attenzione: il termine Big Bang viene per la prima volta è indicato in una rivista specialistica scientifica nel 1978 perché è terminologia disgustosa americana anglosassone non ne venivano a sentire parlare però sostanzialmente si può parlare del fatto che l'universo nel suo complesso abbia avuto un inizio ma 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 c'è cioè un ma tu devi dire perché comunque anche dopo Stalin l'ideologia non muore muore lui ma non muore l'ideologia sia chiaro a patto che tu dica che questo inizio non è altro che una nuova fase di vita della materia, quindi uno dei cicli eterni. Precedentemente a questo inizio la materia esisteva in altre forme che noi non conosciamo e che non possiamo conoscere. Quindi si può parlare di Big Bang, o però riguarda solo la regione osservabile dell'universo, o se vuoi estenderlo a tutto l'universo, devi dire che è l'inizio di un ciclo, di uno dei cicli eterni della materia. Quindi gira che ti gira, alla fine siamo sempre lì. Abbiamo un grande schema ideologico nel quale dobbiamo far rientrare forzosamente dei dati. E circolo vizioso. Questo schema ideologico si vuole fondatore della scienza, ma la scienza a sua volta deve confermare lo schema ideologico. È tutto un circolo, un circolo vizioso. Ecco Mauro, direi estremamente interessante, estremamente interessante anche in questo video. Direi di fermarci qua perché adesso sarebbe il caso di introdurre un po' le tecniche di stalin per il controllo delle idee però siccome credo che sia un argomento piuttosto vasto e che intende approfondire in modo compiuto allora appunto per questo magari ti propongo di fermarci qua e ripartire proprio da da, da, da quali furono col prossimo video? Da quali furono le tecniche di controllo delle idee e della discussione eh, in ambito astronomico eh, de, 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 dell'Unione Sovietica? Insomma, e poi magari aggiungeremo anche altre, altre cose. E con quello penso che magari, magari, cosa accadde alla, alla morte di Stalin. E con quello probabilmente chiuderemo la parte dei tre video salvo magari io qualche domanda specifica magari o qualcuno fa qualche domanda specifica potremmo dedicare anche in quel caso un video alle sole, alle sole domande che ce ne sono tante per esempio vabbè, tu hai letto un, un piccolo pezzo della, del 1984 qua dentro in questa roba c'è un mondo ma lasciamo stare eh, quindi ti propongo di, fermarti, eh, di fermarci qua cosa ne dici? Sei d'accordo? Sono d'accordissimo e tra l'altro faccio anche un così se, non chiamiamolo dai un, un appello, ma una segnalazione a, a coloro che guarderanno il video. La prossima puntata sarà molto importante perché Elia, noi metteremo in luce quella che è la grande tragedia degli scienziati sovietici, nel senso che la storia non va studiata a metà, non si studiano solo alcune vicende, bisogna studiarle tutte. E quella della persecuzione di migliaia e migliaia e migliaia di scienziati, anche onesti, in Unione Sovietica è una vicenda poco nota. Io ricordo, non so se l'abbia già detto in uno dei video, però posso dirlo, lo, casomai sarà una seconda volta lo stesso aneddoto, pazienza, insomma, mi scuseranno coloro che ascolteranno, di aver partecipato eh, anni fa a un convegno a Pisa, dove sostanzialmente il tema era quello di science and democracy, era in inglese. Scienza oh, non e democrazia, perfetto, perfetto, allora io esposi. C'erano 30 minuti a disposizione, è un convegno: non è che uno possa prendersi un'ora e mezza, quindi dovetti semplificare queste cose. E ad un certo punto, una persona del pubblico alzò la mano e disse: Sì, sì, però alla fine è tutto interessante, ma molto rumore per nulla. Come era molto rumore nel nulla? Nel senso che venne detto: sì, alla fine c'erano indicazioni del partito, però bon, se uno voleva le seguiva un corno. Cioè, noi abbiamo a che fare con gente che se fosse andata bene avrebbe perso il lavoro. In altri casi veniva tranquillissimamente fucilata, tranquillissimamente fucilata, messa al bando, ed evocare questi scienziati dal momento della loro scomparsa, che non si sapeva neanche dove fossero finiti, desaparecidos, desaparecidos, no? in avanti, fino alla fine degli anni 50, poteva costare a propria volta l'arresto. Quindi abbiamo a che fare con la scomparsa di persone che vengono ridotte al rango di non persone scienziati, che sono non scienziati, ma traditori. Lo scienziato scomodo è un non scienziato, è un traditore, un sabotatore, del quale non si deve neanche più parlare. Chiusa la parentesi. Eh sì, eh sì, eh sì. Vabbè Mauro, appunto chiudiamo qua. Io ti ringrazio, ti ringrazio ancora e arrivederci al prossimo. Al a venerdì prossimo con l'ultima l'ultima puntata su Stalin e sul comunismo grazie Mauro un saluto, un saluto naturalmente a tutti quelli che ci, che ci vedono e che ci seguono, credo che ne valga la pena comunque, credo che ne valga la pena, questi video probabilmente qualcuno li capirà forse un po' più avanti eh, ma intanto resteranno come testimonianze resteranno come conoscenza e sono a disposizione, credo che Valga veramente la pena. Io sono molto contento di fare questi video sulla, sulla cosmologia con te e, su, e anche questi su Stalin, perché effettivamente aprono un mondo. Basta solo ascoltare con attenzione e poi fare magari dei paralleli, eh, perché poi si scoprirebbero tantissime cose e si dà una chiave interpretativa al tutto veramente efficace. Grazie, Mauro. E alla prossima. Buona serata a tutti, arrivederci.